Ogni giorno, migliaia di passeggeri attraversano le stazioni italiane, pronti a intraprendere viaggi avvincenti. In questo video esploreremo le migliori 10 stazioni, immergendoci nella loro architettura, storia e importanza nella rete ferroviaria. Da nord a sud, da est a ovest, scopriremo meraviglie uniche. Preparatevi per un viaggio emozionante, ricco di bellezza e scoperte nelle porte d'accesso al cuore dell'Italia. La stazione di Palermo Centrale è lo snodo ferroviario principale della Sicilia. Questa stazione conta 10 binari e 138 anni di storia. Ogni giorno qui transitano 250 treni. Lo stile architettonico della stazione è lo stile neoclassico. La stazione di Verona Porta Nuova è il principale scalo cittadino ed importante scalo sull'asse Milano-Venezia. Conta 12 binari e 172 anni di storia. Ogni giorno qui passano 300 treni, compresi quelli dell'alta velocità. La stazione di Genova Brignole è una delle stazioni principali di Genova, insieme alla stazione di Genova Piazza Principe. Genova Brignole conta 13 binari e 155 anni di storia. Qui, ogni giorno transitano 315 treni. Lo stile architettonico della stazione riprende i motivi romantici della Rinascenza di scuola francese. La stazione di Torino Porta Nuova è la principale stazione della città di Torino. La stazione conta 20 binari e 162 anni di storia. 350 treni transitano quotidianamente. In questa stazione transitano anche i treni ad alta velocità della compagnia francese SNCF. La stazione è in pieno stile dell'epoca, eclettico classicheggiante. La stazione di Napoli Centrale rappresenta il principale punto di scambio ferroviario per la città e per l'intero Sud Italia. Dotata di ben 25 binari, questa stazione vede transitare quotidianamente un afflusso di 390 treni. Con una storia che abbraccia 157 anni, ha subito un'evoluzione architettonica. Da uno stile originariamente eclettico, si è trasformata in una struttura dalle forme squadrate e dal design moderno. La stazione di Firenze Santa Maria Novella è la principale stazione cittadina e della regione toscana. Questa stazione conta 19 binari e 175 anni di storia. Ogni giorno qui transitano 400 treni. La stazione odierna viene considerata dal punto di vista architettonico uno dei maggior capolavori dell'architettura razionalista. La stazione di Venezia Santa Lucia è il principale scalo cittadino insieme alla stazione di Venezia Mestre. Questa stazione conta 20 binari e 162 anni di storia. Qui ogni giorno transitano 450 treni. Questa stazione è un vero gioiello, visto la suggestiva posizione. Lo stile architettonico è lo stile razionalista. La prima stazione ad entrare nel podio è la stazione di Bologna Centrale. Questa stazione, considerata da molti viaggiatori come un labirinto, è disposta su vari livelli. La stazione conta in tutto 28 binari e 164 anni di storia. Ogni giorno qui transitano ben 700 treni. Lo stile architettonico della stazione è lo stile neorinascimentale. La medaglia d'argento se la giudica la stazione di Milano Centrale grazie all'imponente architettura e alla sua efficienza. Questa stazione conta 24 binari interamente coperti e 92 anni di storia. Ogni giorno qui transitano 800 treni. Lo stile architettonico di questa stazione non è ben definito, ma unisce diversi stili tra cui il neoclassicismo, Liberty e Art Deco, uniti alla monumentalità dell'architettura fascista. Il gradino più alto del podio se la giudica la stazione di Roma Termini. Questa stazione con 32 binari e 850 treni al giorno è la più grande e trafficata d'Italia. Anche questa stazione con 160 anni ha cambiato stile architettonico passando da uno stile neoclassico a quello odierno razionalista.
Grazie a tutti per aver guardato l'intero video. Vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. A tutti coloro che sono interessati a conoscere i criteri della classifica, vi invito a visionare il link nel primo commento. Vi ringrazio nuovamente per il vostro tempo e per l'attenzione dedicata al nostro contenuto. Alla prossima!